l'anno prossimo facciamo 40 anni. Io sono la prima generazione, mia figlia con i fratelli sono la seconda generazione. Abbiamo investito molto nel nostro territorio calabrese, nelle colline ioniche presilane, il comune di San Demetrio Corone, di cui mi onoro di essere anche il sindaco. Oggi mia figlia, alla guida di questa nostra attività produttiva, che non si è limitata ad essere un semplice stabilimento di produzione, ma è bensì una filiera completa. Quindi iniziamo dagli allevamenti per arrivare alla trasformazione del prodotto, così come in agricoltura iniziamo dalla raccolta delle olive, del peperoncino, per arrivare ai prodotti finiti, che sono gli ingredienti principali della nostra produzione. Abbiamo l'onore di esportare i nostri prodotti, le nostre eccellenze in 21 paesi nel mondo, dal Canada al Giappone, passando per tutta l'Europa. E quest'anno, in occasione della Fiera Tutto Food, presentiamo un altro importantissimo progetto che ci vede capofila di una rete nazionale del suino nero italiano, un progetto che mio padre ha avviato nel 1990, recuperando la razza antica del suino nero di Calabria, che oggi è la razza più importante d'Italia in termini di numeri di capi allevati, di popolosità di capi presenti, e unendo le forze insieme ad altri 15 trasformatori e produttori italiani distribuiti su 7 regioni, siamo riusciti a costruire questa filiera, questa rete unica che porta sul mercato le 5 razze autoctone: la Mora Romagnola, la Cinta Senese, il Casertano, il Nero dei Nebrodi e il Nero Calabrese. Insomma, delle eccellenze, una biodiversità, un patrimonio da valorizzare che grazie alla nostra capofila è sui mercati internazionali.